Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo bellissimo giardino che possiamo immaginare negli anni in cui c'era Padre Pio, si fermava per meditare, per parlare con i suoi figli spirituali e anche per pregare a volte in questa bellissima atmosfera di quiete. Oggi qui per raccontarvi un fatto ci tramanda attraverso un suo libro, detti aneddoti di Padre Pio, Padre Costantino Capobianco. Cosa era successo? Era successo che, come racconta lo stesso Padre Costantino, lui era qui a San Giovanni Rotondo, scrive, in convalescenza, e una mattina vanno da lui Raffaele Pipoli, nipote delle benefattrici Serafina e Marietta, il quale piangendo gli dice: Padre Costantino, mia moglie sta male, mi chiede di farlo parlare con Padre Pio. E allora scrive Padre Costantino: io ci riesco, ma Raffaele, prima di andarsene, desiderava un pezzetto di pane benedetto da Padre Pio. Ma come fare? Perché Padre Pio era in camera e quando si chiudeva a pregare non apriva a nessuno. Mi avvicino alla stanza, alla cella, quindi la cella numero uno, in compagnia di Raffaele, e gli dico: stai attento, ascolta bene quello che ti risponde Padre Pio, poiché, scrive Padre Costantino, per la mia otite non udivo tanto bene, quindi busso alla porta e tu devi ascoltare. Padre Pio, sono Padre Costantino, mi faccia la carità, non occorre che apra la porta, le chiedo scusa per averla disturbata, ma qui c'è con me Raffaele, ho in mano un pezzo di pane, me lo benedica, così lui lo porta alla moglie. Raffaele era stordito dal dolore, sentiva meno di me, scrive Padre Costantino. Io allora ripetei: padre, non occorre che apra, qui c'è Raffaele, ecco, se può benedire questo pezzo di pane. A un certo punto Padre Pio esce dalla cella e disse: la benedizione l'ho data, come, non mi hai sentito? E te l'ho già detto. E allora a quel punto, dato che si trovava lì, benedì di nuovo questo pezzo di pane che Padre Costantino aveva in mano. La cosa che ci fa riflettere è che lo stesso Padre Costantino racconta, e vado sul virgolettato, scrive: quando Padre Pio aprì la porta io lo guardai, aveva questo viso strano, aveva un viso splendente di un roseo di fiamma, come non ho mai visto prima e non credo di poterlo vedere mai più. Fu un istante, ma un istante indimenticabile. Nel contemplare, voglio dire, vedere, avere un senso istintivo di venerazione, un viso strano, splendente, un fulgore singolare, un pensiero che si affacciò alla sua mente. Qual era questo? Era così il volto di Mosè quando scendeva dal Sinai dopo il colloquio col Signore? Questo non lo saprò mai.